Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Quanto è importante accendere i riflettori oggi, ma ovviamente non soltanto quando ricorre la giornata mondiale, sul tema delle malattie rare? È sempre importante, perché anche se parliamo di malattie rare, il numero di pazienti è sempre abbastanza elevato e sono pazienti che vanno seguiti e presi in carico per tanto tempo, malattie croniche che hanno bisogno di tanto sostegno e di tanto anche di tanti controlli, per cui evidenziare queste patologie nascoste, dare di loro giusto peso e importanza è determinante. Quanti passi avanti sono stati fatti nel corso degli ultimi anni sul fronte del contrasto, della cura, della diagnosi anche precoce delle malattie rare? Beh, i passi sono stati nell'ultimo ventennio siamo stati molto avanti in tal senso. La genetica ci ha aiutato tanto, le nuove scoperte, le nuove macchine, per esempio l'NGS, che è una macchina nuova o abbastanza nuova, che viene utilizzata in tutti i centri specializzati per malattie rare, per le diagnosi genetiche, hanno fatto scoprire, hanno fatto fare tante nuove diagnosi, e nuove diagnosi portano anche a diagnosi precoce, quindi trattamento precoce del paziente. E oltre a questo hanno portato anche al discorso della medicina di precisione: in base anche ai test genetici è possibile trattare il paziente con terapie adeguate e personalizzate. Lei, come abbiamo detto, è responsabile del servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Istituto Regina Elena. E dal punto di vista delle malattie rare, cosa si può dire ai nostri radioascoltatori proprio per quanto concerne le malattie e le patologie del colon retto? Beh, per quanto riguarda il colon retto, abbiamo il 5% dei tumori del colon retto sono pazienti affetti da sindrome di Lynch o forme di polipose, e che sono pazienti che hanno tutti una mutazione genetica, che devono essere attenzionati molto, che fanno numerosi controlli, che hanno un percorso diagnostico e terapeutico importante, ma poi positivo, abbastanza positivo, e impattano parecchio in quella che deve essere la nostra attività, e devono essere seguiti in quelli che sono i centri di riferimento per tale patologia. Noi siamo centro di riferimento nel Lazio per quanto riguarda la sindrome di Lynch e la polipose familiare. I centri di riferimento non sono tanti, ma man mano andrà crescendo anche il numero, anche in tal senso, in quanto con le nuove metodiche e anche con quello che viene chiamato lo screening universale, stanno venendo fuori sempre più casi affetti, soprattutto per quanto riguarda la sindrome di Lynch. Ecco, in questo caso la prevenzione quanto è importante? Tantissimo, tantissimo, perché noi andiamo a trattare il paziente in una fase precoce e addirittura andiamo a trattare il paziente, per esempio nell'ambito del colon, con l'asportazione dei polipi, che sono formazioni che, se rimangono lì nel tempo, diventano tumori. E allora io ringrazio per essere intervenuta ai nostri microfoni Vittoria Stigliano, responsabile del servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'Istituto Regina Elena, referente delle malattie rare degli istituti San Gallicano appunto e Regina Elena. Grazie ancora, dottoressa, risentirci presto e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.